Cari Golden Chef, è tornata a trovarci Eva Tomasoni. Buongiorno. Ciao a tutti. Intanto come stai, Eva? Bene, dai. Il tuo bellissimo marito Thomas, di cui siamo tutte follemente innamorate. Ciao, addirittura. Ciao. Sono gelosa, eh? No, no, adesso, vabbè, insomma, tutte felicemente sposate. Tutto però, insomma, a posto. Ecco. Tutto bene, sono molto contenta. E sono contenta di dirvi che la nostra Ilenia, con i prodotti bio di Tomasoni, del caseificio Tomasoni, oggi ha già pensato a due ricette che vi faranno, come dire, avere le papille gustative che fanno un carpiato praticamente, perché l'idea di fondo qual era, Ilenia? La dimostrazione che con prodotti così di primissima qualità si possono fare delle ricette in accostamento dei prodotti invece, diciamo, poveri, sì, delle ricette veramente stuzzicanti che possono andare bene sia appunto come aperitivo presente, esatto, per esempio appunto in accompagnamento, esatto, oppure per uno stuzzichino, brava, come merenda. Sì, ci dispiace che lei non beve. Chi ha detto? Sì, scusa che ho interrotto. E quindi la morbidezza e la cremosità in questo caso andrà a braccetto con la parte croccante di questo ingrediente già mi comune. Piace. Benissimo. Allora, diciamo, tu vuoi bere? Tenti di aprire una bollicina dalla vigna di Sara, naturalmente. Ciao Sara. Ricordiamo che i due piatti che andremo a preparare insieme a Eva Tomasoni oggi sono i grissini di sfoglia e prosciutto cotto e le caramelle di sfoglia e con fettura, quindi abbiamo un salato e un dolce. E un dolce, benissimo. Esattamente. Grazie Sara, vedi che abbiamo anche la nostra, l'aiuto direttore di produzione Sara, la tua comare Sara. Esatto. Ciao Sara e grazie. Francesca, ciao. Okay. Cin a voi, cin a tutti. Ma stava pieno, vero? Ma perché, scusa, ma hai messo niente qua? Vabbè, dai, faremo dopo. Allora, cin cin, si parte con una nuovissima puntata di Due Chiacchiere in Cucina. A tra poco. Ti voglio bene. Un delirio che posso dire ogni volta che ci siano ospiti, che non ci siano ospiti. Voi non avete idea di cosa capiti qua, veramente. Secondo me sarebbe utile anche mandare dei fuori onda. Oppure non no, solo, sarebbero io divertenti. Questo è vero, tu Eva ne sai qualcosa, ma io azzarderei anche ad avere del pubblico. Cosa dici? Si potrebbe avere del pubblico durante le puntate, perché così si divertono tantissimo. Esatto. Allora, visto che ci siamo, io lancerei subito gli ingredienti della prima ricetta. E io mi porto via, e quindi Eva, vieni. Esatto, accomodati, perché adesso alla lavagna vedrete che cosa vi serve per fare questa prima ricetta, i grissini di sfoglia e prosciutto cotto. Prendete due confezioni di pasta sfoglia rettangolare, 300 g di prosciutto cotto tagliato sottile, 200 g di stracchino bio, semi di papavero e un uovo. E visto che non c'è scritto niente di fianco a uovo, Ilenia mi ha insegnato che significa che l'uovo deve essere medio. Esatto. Giusto? Quando non è indicato, di solito è medio. Ecco, quando non è indicato nelle ricette dei piatti che dovete fare, vuol dire un uovo medio. Perché altrimenti sono c'è scritto grande, esatto. E grandissime. E grandissime, che però noi non usiamo. Allora, da cosa si parte? Allora, è una cosa semplicissima. La prima cosa da fare che chiedo... Io chiedo a te, perché questa base è, io chiedo a te, sì, di andare a rendere ancora più cremoso lo stracchino, in questo caso è un bio, che poi tu naturalmente ci parlerai in maniera dettagliata, perché poi lo andremo a spalmare sulla prima parte, sul primo foglio di pasta sfoglia. Ok. Okay. L'altro passaggio, se dovesse mai, ma anche no, si può eventualmente diluire con un goccino di latte. D'accordo, okay? Perfetto. Cosa che comunque io farò adesso con l'uovo, che mi servirà poi per andare appunto a spennellare la superficie. Allora, una volta si parte dall'uovo, rompiamo l'uovo. Si parte dallo stracchino e dall'uovo. Invece Eva nel frattempo... Esatto, mi va ad aprire la confezione da 200, vero? Perché hai portato due... meno? Sai che non serve mai meno. Qui meno non esiste, veramente. Meno non esiste. Esiste anche la parola. Le porzioni sono sempre molto abbondanti e c'è sempre un motivo. Anche se è molto carina l'idea della porzionatura. Vedo che c'è anche questa confezione da 100 grammi. C'è una monoporzione da 100 grammi. Avete pensato ai single, praticamente. Sì, o la monoporzione, diciamo, esatto, una volta aperto va finito, va mangiato. Esatto. La monoporzione da 200 grammi. Ne puoi mangiare anche due, se vuoi, di monoporzioni.
Sì, mi pare che sia un suggerimento giusto. Ok, e soprattutto perché non aprire subito quella da 200? Esatto. Permesso? Esatto. No, perché poi, scusate, posso? Perché una caratteristica del suo formaggio è profumatissimo. Mamma mia, ragazzi. È profumatissimo. Buono. Allora, lo schiacciamo. Sì, e lo rendiamo appunto cremoso. Perfetto. Questa operazione la facciamo con la forchetta, perché se la facessimo con la frusta ci ritroviamo tutto sulla frusta all'interno. Infatti io la cosa che non capisco, voi cuochi che usate sta frusta, io non l'ho mai capito. No, di solito se ci facciamo aiutare e ci è simpatica appunto la persona che ci aiuta, usiamo una forchetta. Sì? Se invece vogliamo appunto un po' così far penare, usiamo la frusta. Benissimo, perché lei con me è cattivissima. Adesso oggi ci sei tu ed è molto buona. Con me mi mette sempre in condizioni, non so, con la frusta rimane tutto incastrato dentro la frusta. Come la metti fatta? In difficoltà. Ma sì, fa di tutto per rendermi, come dire, ridicola agli occhi dei Golden Chef. Non sia mai. Allora, lavorandolo lui diventa piano piano sempre più cremoso. Sempre più cremoso. Sì, perché si scalda e quindi diventa una crema. Che è un po' una caratteristica comunque dei vostri prodotti, perché qui abbiamo veramente, no, come dicevi tu giustamente Ilenia, l'alta qualità che ti permette poi con abbinata ingredienti magari poveri, ma di avere veramente un risultato ottimale. Esatto. Okay. Beh, noi adesso utilizziamo anche il prosciutto cotto, ma potremmo tranquillamente anche ometterlo, nel senso che possiamo utilizzare appunto e fare questi crostini, grissini o anche una sfoglia così semplici, anche solo con lo stracchino. Ho capito, ma la domanda mi sorge spontanea, cioè, ma perché non metterci il prosciutto, scusami, È un valore aggiunto. Sì, fare una cosa sicuramente molto un po' più ricca, no? Sì. Sì, che poi io ho utilizzato il prosciutto cotto per riuscire ad avere un prodotto molto più delicato. Okay. Nel momento in cui invece noi vogliamo un prodotto finale, un risultato finale leggermente più incisivo, possiamo utilizzare per esempio della mortadella, del prosciutto crudo. Quindi qualcosa crudo, di più saporito. Esattamente, okay. Che mantenga comunque... La spianata... Leggera. La spianata calabra, penso un po'. Sì. Allora, tu adesso appugni, con la delicatezza aggiungiamo un po' di latte e lasciamo così. Allora, no, io proprio un goccino goccino, perché io non voglio proprio renderlo è troppo diluito. È più facile anche da spalmare. Ok. Però voglio che comunque si mantenga, perché con la cottura poi tende a rilassare un po'. Sì, sai come si dice, no? Si smandrappa. Si smandrappa e poi esce appunto. Voce del verbo smandrappare, devoto Oli, andate a vedere. Cioè, vero, esiste? Enrico? Sì, sì, e c'è anche su Wikipedia Enrico. Ah, ok, smandrappa. Okay. Ci racconti un po' la storia di questo stracchino? Allora, partiamo dal presupposto che comunque noi come caseificio abbiamo una gamma vasta di stracchini. Siamo specializzati negli stracchini che ormai voi conoscete. È stato l'inizio, certo, no? Esatto, partendo con la crema del Piave, che è il nostro cavallo di battaglia. Famosissima. E negli anni la crema del Piave ci ha sempre dato grosse soddisfazioni. Per andare incontro anche alle esigenze di mercato abbiamo deciso di sviluppare tutta la linea di prodotti biologici che sono la nostra soddisfazione ad oggi più grande, certo. Perché hanno seguito tutta una filiera anche di sostenimento della qualità del prodotto, del latte, degli allevamenti e di conseguenza viene apprezzato e riconosciuto anche per questo. Certamente, però è vero, il vostro cavallo di battaglia sono stati sempre gli stracchini, poi vabbè, pensavo sì, abbiamo anche altre referenze, altri prodotti, certo. Dai più stagionati ai meno stagionati, ma principalmente gli stracchini. Tu preferisci, non ti ho mai chiesto, perché ci conosciamo da un po', ma tu preferisci formaggi più delicati o sei, diciamo, più per saporiti? Allora, mi fai una domanda un po' difficile, nel senso conto. Che io gli preferisco. Ma il figlio più grande o il figlio più piccolo, giusto? Come fai a rispondere? No, in realtà io i formaggi non ne mangio tantissimi. Però i miei preferiti sono comunque quelli più freschi. Ah, okay. La crema del Piave, che è pazzesco, in assoluto. Assolutamente. Nel frattempo, chiedi vediamo a me. Qual è il tuo preferito? Il banco. Praticamente nel frattempo la nostra Ilenia sta spalmando la cremina che tu hai fatto, Eva. Sì. Ecco, su delicatamente questa, perché altrimenti appunto tende a tornare su. Quindi tu hai messo dei fiocchi, ma pian pianino li spalmi. Piano. Allora, perché io ho messo il prosciutto come isolante? Perché altrimenti lo stracchino in questo caso mi va a inumidire troppo la parte di pasta sfoglia. Ah, e quindi il prosciutto in questo caso mi isola quello che è la parte umida. Ah, sei e quindi furba, Sembrerebbe,
Forse perché ho magari provato qualche volta, sì, appunto, sì, e mi sono... Esatto. Sì, poi qualche, diciamo che se è un prodotto fresco... Allora, cioè devo dire la verità. Un po' di umidità, esatto. Devo dire la verità. Questa ricetta mi è stata suggerita da un nostro telespettatore. Certo, certo. Carina. Io l'ho, diciamo, personalizzata, sì, aggiungendo lo stracchino in questo caso. E secondo me, Dario da Padova, tu devi provare anche con lo stracchino. Com'è, scusa? Tu, dove sei? Tu! Vediamo se becco la telecamera giusta. Tu. Faccio una carellata. Facendo così abbiamo capito che i Dario da Padova sono tre. Sono esattamente. Ok, benissimo. Allora, caro Dario da Padova, questa è la, diciamo, versione personalizzata dalla nostra Ilenia. Ma tu, questa è una roba nuova per te, Eva, come ricetta? L'avevi mai fatta? Non l'ho fatta sotto forma di come la farà Ilenia oggi, però diciamo che la sfoglia col prosciutto cotto e lo stracchino... Lo faccio spesso. Ah, ecco, vedi, perfetto. Allora, una cosa che io non amo quando vedo, per esempio, altri tipi di programmi, ma anche video ricette o cosa. Vuoi fare i nomi? No, mai, neanche sotto tortura. Non si può. E quando lasciano... Non che scherzare. Cioè, praticamente una porzione... Sì. Cambiare telecamere. Sì. Una porzione praticamente qui. È un Abbiamo peccato. Queste spatole, ecco, che puliscono... Apposta. Esatto. Esatto. Oh, ecco. Un cucchiaio. Sì, esatto. Sì. No? Come che si chiamano? Spatole? Basta. Sì. Spatole di non silicone. Si spreca niente. Non si spreca. No, ma sei matta, vorrei mica buttare tutta sta roba. E lì ci sarebbe. Il dito. Vuoi che facciamo? No, non so, faccio io. Niente pareva. Allora, fatta questa operazione, lo sigilliamo con dell'altro. Io sto parlando. Sì, scusa. Sai che come le maestre è una peste? Non la sopporto più, Eva, la vuoi un po'? Sei un Te po', la presto. Sei un po' ribelle però. Sì? Dici? Sì. E pensavo di essere una brava ragazza. Vabbè. Allora. Scusi, maestra. Andiamo a ricoprire, quasi a sigillare il formaggio all'interno, lo stracchino. Sì. In questo caso, quindi, poi, quando andiamo a rotolare, lui viene ingabbiato all'interno e quindi il più possibile. Mi piace questo termine, sei molto... forte oggi. Riusciamo appunto a non farlo scappare. Sì. E anche se dovesse scappare, noi lo mangiamo lo stesso. Che sono le favole, no? Cosa? Il canapino cammina, noi lo mangeremo lo stesso. Esatto. Sì. Mi ricorda un po' la tata. Allora facciamo così, adesso mi darai una mano ad arrotolare. Con questo andiamo a coprire. Allora sono tre ingredienti. Sì. Belli tosti. Noi cerchiamo appunto di esaltarli. Allora, la pasta sfoglia, come sapete, va sempre lasciata in frigorifero fino all'ultimo momento. E non come abbiamo fatto noi, che praticamente è diventata caucciù. No, l'ho tenuta fino all'ultimo. È buono lo stesso, anche se si molla un po'. È un po' più difficile da maneggiare. A parte quello, però, sfoglia anche meno. Quindi ha bisogno appunto del classico shock termico. Benissimo. Appunto per essere maneggiata. Tiriamo via questo lenzuolo. E soprattutto, io continuerò a ripeterlo, la pasta sfoglia non va assolutamente poi fatta, cioè reimpastata nel momento in cui ci siano degli avanzi. Anch'io questo l'ho imparato, insomma. Allora. Che è tutto dire. Andiamo a sigillare bene. Quindi vai, Eva. Cerca di fatto. Ah, proprio devi chiudere la sigilla. Devi chiudere. Perfetto. Allora, noi potremmo anche servirla così. È quasi la classica focaccia di Recco, che all'interno c'è il classico stracchino. E naturalmente la focaccia di Recco non ha assolutamente la parte di prosciutto. Solo che non ha senso perché noi dobbiamo fare i grissini. Esattamente. Se no. Allora, facciamo un po' per ciascuno, cosa dici? Come vuoi. Pensavo ti dicesse arrangiati, me l'aspettavo quasi, guarda. Sì? Allora, come che fai? Bisogna dividerla. Tagli. Ah, fate metà, va bene. Perfetto. No. Se vuoi metterti sopra o no, io farei così bravo, perché è più comodo. Allora, possiamo dividere a metà, dopo ognuno può decidere se farli più o meno lunghi. Però più sono, insomma, regolari, non troppo lunghi, più ne vengono fuori. Siccome abbiamo un po' di gente da sfamare. Sì, c'è sempre questo dramma. Siamo io, quando finiamo, lei. Esatto, quando finiamo la puntata di Due Chiacchiere in Cucina rimane una valanga di roba da mangiare, non mangia nessuno qui dentro. Esatto, infatti se volete magari, non so. Bisognerebbe fare triplo tutto per accontentare tutti quanti. Ma d'altronde abbiamo una cuoca meravigliosa, ti pareva? No, ci prepara delle assolutamente. Cose buonissime. Quando abbiamo registrato le ricette che abbiamo fatto appunto con i prodotti di Eva di Tommasoni, esatto. Con la crema del piave. Quante cose abbiamo buttato via? Oh, guarda, in pancia, che peccato! Tutte. Che peccato!
Allora, fatto questo, cosa faccio? Sì. Vado a fare una specie di torsione. Ah, okay. Perché così rimane tutto, praticamente non si apre. Esatto. Bella sta roba. Sono dei nastrini che si formano. Esatto. Scusa, fatto questa, che poi non so se il tempo a nostra disposizione è un po' poco. Sì. Sì. Fatto questo, io cosa faccio? Vado a pennellare con il latte e uovo, perché se noi mettiamo solo uovo, alla fine si cuoce e diventa praticamente che sale. È come se fosse una frittata sopra. Esatto. Perfetto. E poi con i semi di papavero. Ma che bello! Vado praticamente a... In forno a... Beh, dopo lo facciamo. Sì. 180 gradi, 200, sì, anche in base appunto a quanti ne andiamo a mettere in forno, okay, finché appunto diventa bello dorato. Ecco, in attesa naturalmente di vedere cucinati... Sara, sei numero uno. Di vedere cucinati i nostri grissini con lo stracchino bio di Tomasoni, andiamo invece in salotto dove ci aspetta la nostra dietista Silvia Maccà. Impariamo sempre cose nuove. Cari Goldschef, che dirvi? Quando arriva Silvia Maccà siamo tutti felici perché abbiamo la nostra dietista di fiducia che arriva anche oggi a parlarci di un, come posso dire, uno dei re della nostra Italia, e parliamo dei formaggi. Ciao Silvia intanto. Ciao. Allora, i formaggi piacciono quasi a tutti, credo io, no? Sì, sì, penso che sia uno di quegli alimenti che difficilmente le persone non amano, anzi... il formaggio viene visto come un alimento extra nel pasto, un po' il pulirsi la bocca. È vero. Poi nella nostra tradizione veneta, è vero, hai perfettamente ragione. Sì, sì. Viene utilizzato non tanto come pietanza, quello che invece dovrebbe rappresentare, esatto, no? Importante. Ma la chiusura di un pranzo o di una cena. Ma la chiusura o l'inizio, perché già, a volte uno aspettando fa assaggia. Lo stuzzichino, è vero. Parlando dei formaggi, invece, la loro importanza da un punto di vista nutrizionale è proprio perché... sarebbero una pietanza, quindi da sostituire a un piatto di carne o a un piatto di pesce o a delle uova, e quindi il loro valore nutrizionale è piuttosto elevato, certo, perché hanno un quantitativo di grassi piuttosto alto. Infatti si possono classificare in vari modi i formaggi. Da un punto di vista nutrizionale noi li classifichiamo in base alla quantità di grassi che contengono, quindi li definiamo in formaggi grassi quando hanno una quota di grassi che va dal 35% in su, sì, formaggi medi, medio grasso, medio magro, un po' come uno la vede, quando sono intorno al 20-25%, e poi ci sono formaggi magri o pseudo formaggi come può essere la ricotta, che non, sì, è proprio un formaggio. Infatti non si può definire formaggio, vero? Sì, perché è fatta col siero del latte, sì, che sono considerati più magri, no? La quantità appunto di grassi incide, quindi questo è per quello che anche nelle linee guida per la popolazione sana l'utilizzo dei formaggi dovrebbe essere una due volte a settimana come pietanza. Certamente. Ed è anche definite, sarebbero definite che una porzione normale di formaggio fresco starebbe sui 100 grammi, una porzione normale di formaggio stagionato, semistagionato, sarebbe sui 50 grammi. Certamente. Che poi ovviamente va a variare, come al solito un po' in base a quello che è il fabbisogno di una persona all'interno di un contesto, di un'alimentazione. Ai bambini, il rapporto bambino-formaggi, come lo vedi? Tu che vedi i bambini tutti i giorni, li segui tutti i giorni. Beh, allora diciamo che i bambini sono allora o lo amano o lo odiano. Ci sono, diciamo, il formaggio per eccellenza, il parmigiano reggiano, il grana padano. Ai bambini piace? Piace tantissimo. Sì, 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 sì. Piace molto anche, a volte, tanti tipi di formaggi morbidi. Come appunto lo stracchino, certo, la ricotta. Ecco, bisogna stare attenti perché appunto a volte i genitori, pensando che è un alimento che si può dare, a volte esagerano. No, non ha più fame, ok, certo, gli dà un po' di formaggio. Certo. E, un'altra cosa importante è che a cui bisogna, per questo si sta anche attenti, è che il formaggio purtroppo ha una grossa quantità di sale. E quindi anche questo, sempre, lo dico diciamo ogni volta, perché purtroppo...
in Italia, ma un po' in tutto il mondo, si deve stare attenti a questo tipo di alimento, sì. E il formaggio ne contiene una grande quantità. E lì, in base ovviamente alla stagionatura, c'è insomma la quantità di sale che va evitata necessariamente, insomma bisogna avere un po' di buon senso, giusto? Sì, sì. Puoi avere anche un buonissimo formaggio, ma se ha molto sale è meglio ridurre la quantità. Però è una pietanza, tu dici, sì. Non deve essere un antipasto, non deve essere comunque un chiusura pasto, giusto? Esatto. Grazie a Silvia Macca, che tornerà, grazie. Spero presto, sì, sì. Ti auguro come sempre, grazie. Buon lavoro. Invece cari Golden Chef, si ritorna a cucinare. Ritorniamo nella nostra cucina, cari Golden Chef, a goderci, almeno per voi solamente in immagine, questi grissini. Come ti sembrano, Eva? Decisamente invitanti. Però posso dirti che secondo me non basta questa infornata. Guarda, io ho già messo in frigo. Ne faremo un'altra. Sì, perché perfetto. Il consiglio che io do per questi grissini, sì. Chiamiamolo sfogliette, certo. È che prima di cuocerli, una volta che sono già stati fatti, confezionati, aspetta che mi penso col verbo. Quelle? Li passate, sì. Li trasferite in frigorifero almeno quei 10-15 minuti prima di cuocerli. Ok. Esatto, che è una cosa che avevo detto prima, infatti. Benissimo. Esatto. Ricordiamo che qui abbiamo la pasta sfoglia, abbiamo il prosciutto cotto, ma abbiamo anche il fresco bio Tomasoni. Sì, lo stracchino. Lo stracchino. Tra le altre cose, una cosa che va detta, che magari non conoscete tutti i prodotti Tomasoni, devo dire, avete solamente l'imbarazzo della scelta. Per esempio, non so, in cucina ci sono dei tipi di formaggi che sono buoni fritti, tipo, sì, non so. C'è un primo sale, ecco, che si, esatto. Presta molto bene da fare prima impanato e poi esatto, fritto. Oppure la mozzarella in carrozza. Sì, insomma, per quella usiamo il pannarello. Il pannarello che è consigliato bene. Quindi voglio dire, insomma, la famiglia Tomasoni effettivamente in cucina ci dà moltissime opportunità. Ma anche qui possiamo utilizzare altri tipi di formaggio. Sì, assolutamente. Dicevamo. Noi abbiamo dato l'idea appunto con lo stracchino bio, però esatto. Poi la si gamma può è talmente... la teia, anche io biologico. Io ho un gingolino per te, per le prossime feste. Lo stracchino bio, lo stracchino bio, no? Ti piace questa? Ci piace, ne parleremo. Vabbè, mamma mia, non si può mai scherzare in questa casa, santo cielo. Ma perché noi abbiamo questo salutarla, non salutarla, perché... Non vi aiuta. Volevo solamente sì, dire... Sì, prego. Volevo solamente dirvi che io non so voi, ma sono curiosa di sapere con quale vino gli amici di Ice Veneto ci permetteranno di fare l'abbinamento oggi. Dovrò assaggiare. Io. Eccoci qui. Buongiorno. Buongiorno. Con furore. Con furore oggi. Oggi ti porto nella costiera amalfitana. Bella. Quindi siamo con un vino che si chiama proprio così. Siamo in una DOC particolare con uve biancolella. Un vino particolare che ci racconterà di vicinanza di mare. Quindi risentiremo probabilmente l'influenza attraverso... probabilmente anche una nota minerale e sapida di freschezza, perché mm-hmm. abbiamo l'ultima annata, quindi un 2016. Molto particolare anche il colore, vedi, è un paglierino ma con dei riflessi ancora verdolini, quindi molto vivace, ecco, da questo punto di vista, di media consistenza. Ed ecco che il profilo olfattivo, oltre a raccontarsi di questa nota minerale quasi iodata, ci racconta anche di erbe aromatiche, senti, molto leggera e piacevole. Questo succede anche in altre regioni, per esempio in Liguria, con la vicinanza del mare, in cui abbiamo delle caratteristiche molto, molto simili. Timo, salvia, timonato, sì, però, sì, sì, sì. E anche una nota floreale molto, molto, molto delicata. Proviamo ad assaggiarlo. Certo. Forza. La nota sapida qui si sente. Arriva prima subito. Di tutto. Naturalmente grande vivacità, grande freschezza. Non ha una lunghissima persistenza dal punto di vista gustativo, ma credo che comunque sia efficace per il tipo di abbinamento che abbiamo cercato. Aumenta la salivazione, quindi aiuta magari anche. Sai la differenza fra il tipo di salivazione con sensazioni di freschezza o acidità rispetto alla sapidità?
Allora, l'acidità, la salivazione è molto più, più fluida, mentre la sapidità, il granello di sale grosso, è molto più pesante, limacciosa, quindi sì, una differenza, buona, sempre i corsi, tutte queste cose, sempre sì, i corsi. E possono iscriversi tranquillamente su www.iceveneto.it. Sì, troverete anche me, cin cin. Salute. Dal Piave con furore si ritorna a Due Chiacchiere in Cucina. Ben arrivati Golden Chef. Ogni tanto lo ripetiamo, perché Golden Chef, perché abbiamo ovviamente tutti i nostri followers, yeah, che sono cuoche e cuochi, provetti in erba, quello che è, che guardando appunto 7 Gold diventano Golden Chef. Ecco, così abbiamo svelato l'arcano nel 7 caso Golden vostro. Chef 7 Golden Chef, quindi scegliete, mentre oggi ce ne sono 2,5 qua di Golden Chef. Allora, seconda ricetta, se mi permettete, care signore, vado, no, dici di no, vado a dare gli ingredienti, troppo carine, vado a dargli gli ingredienti di questo secondo piatto che presenteremo oggi, le caramelle di sfoglia e confettura. Avevamo promesso un inizio puntata con qualcosa di salato e una seconda parte con qualcosa di dolce. Per fare le caramelle di sfoglia e confettura vi servono 2 confezioni di pasta sfoglia rettangolare, un vasetto di confettura di frutta, un paio di confezioni di ricotta bio, 50 grammi di zucchero, gherigli di noci, zuccherini colorati o codine, codette, chiamatelo come volete, e latte intero QB, che piace moltissimo a Elenia quando dico QB, ok? Benissimo. Quanto basta. Ecco, perfetto. Mi piace l'idea di poter mangiare qualcosa di dolce, ma in cui ci sia del formaggio. Devo dire che mi ispira l'abbinamento molto. L'abbinamento fantastico. Mi piace molto questa ricetta. Tra l'altro, io voglio dire una cosa. Dobbiamo stare attenti al forno, perché abbiamo la terza infornata di sfogliatine, quindi, allora, okay, che abbiamo mangiato benissimo prima. Brava. E quindi allora, siccome sono stati un successone oggi in studio, allora niente, se vedete che improvvisamente diciamo oddio, via, corri, 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 vuol dire che dobbiamo sfornare. Intanto andiamo. Allora, andiamo appunto con la preparazione base. Preparazione base semplicissima, anche in questo caso un prodotto meraviglioso che è la ricotta, che tra l'altro è una ricotta tosso. Sì, certo. Che finalmente hanno il cestino la ricotta intelligente, la confezione intelligente, cioè perché sanno prodotto, perché alla fine aiuta a conservare il meglio. Siero comunque rimane sotto, ma esatto, è bella asciutta. Infatti, capisci? E per chi fa dolci soprattutto è una manna dal cielo, perché altrimenti c'è tutta la parte acquosa, no? C'è il è siero. Crema, sì, giusto, è una cosa diversa. Sì, perché resta acquosa. Allora io chiedo a te. Io chiedo a te, okay, di andarmi a tritare le noci in questo caso. E, mentre, e ogni volta tu le devi dire, ma perché, scusa, non prendi quelle già tritate che le vendono? Ma lei non mi fa queste domande, no, perché lei le sa tritare. Le tritti in altro modo. Simpatiche. Ti adoro, Eva. Allora, vado a mettere in due ciotole separate, in questo caso la ricotta, sì, e perché appunto avremo 2 ripieni, mm-hmm, differenti. Abbiamo una confettura e una marmellata. Sì. E tu mi chiederai, che differenza c'è tra confettura e marmellata? Allora, la marmellata è di agrumi, esatto, e la confettura è di frutta in generale. Okay. E la composta? E la composta non lo so, cioè lo sapevo, maestra, ma purtroppo mia nonna ha preso l'influenza, non ho potuto studiare. Deve avere almeno il 60% appunto da normativa di polpa di frutta. Sì, ecco, vedi, mi hai tolto le parole di bocca, soprattutto per la percentuale della normativa, non ricordavo se era il 60 o il 55, però 60% della normativa. Benissimo. Sì? Sì, allora. Hola, quella è la confettura. Esattamente, in questo caso è una confettura di ciliegie. Bellissimo. E l'altra invece è una marmellata di arance. Possiamo mettere anche amare o in influente? Assolutamente sì, ma tu non sai, con la ricotta anche mangiata così come dessert quanto... Confermo. Ma è incredibile, Eva Tomasoni parla dei formaggi come se ne conoscesse. Ma anche come spuntino, non solo tra l'altro. Ma come lo mangi così? A sì, forchetta. È una monoporzione. Perché tu e io siamo appassionati. Brava. Perché tu e io siamo appassionati
appassionate delle famose o cucchiaiate o forchettate. In mancanza di queste le dita vanno benissimo. Allora, non c'è problema. Tra l'altro, abbinamento ricotta, confettura o marmellata e un frutto oleoso. Sì. Cioè, tu hai fatto anche un pranzo, volendo, se tu vuoi concederti una cosa un po' sfiziosa. Come si dice dalle nostre parti, è sua mamma. È sua mamma, proprio. Perfetto. Allora, ho messo proprio un cucchiaio raso di zucchero in questo caso, perché il dolce non deve essere troppo dolce, ma deve essere comunque dolce. Beh, relativo a un, un piatto dolce che stiamo preparando. Anche perché in questo caso abbiamo una marmellata comunque che presenta un po' di amaro, in ogni caso, perché contiene anche della buccia. Invece la confettura di fragole invece è leggermente più dolce, quindi ne ho messo un po' meno. Ok. Benissimo. Quindi ci si regola in base a quello che è o la marmellata o la confettura che si decidesse di utilizzare. Può decidere anche di non mettere lo zucchero. Si può decidere di mettere la cioccolata? Si può decidere, secondo me, delle gocce di cioccolata insieme alla ricotta ci stanno egregiamente. Io ho pensato a te, Enrico. Tu e io per la cioccolata, Vabbè. Sì, ma non... No, parlavo della spalmabile. Esattamente, c'è ancora ricotta. Grazie. Ma io adoro sta donna. Abbiamo un 100 grammi per una prova. Pochi. Con la cioccolata. Facciamo la prova, dici. Eventualmente ci si può provare. Allora, intanto a me interessava capire, c'è stato un bel percorso, secondo me, per quanto riguarda il caseificio Tomasoni, Eva, legato a quella che è stata la crescita della famiglia, partendo da papà, eccetera, con quelli che sono poi tutti i vari indotti, perché voi avete fatto una politica, perché la vostra filosofia è quella della filiera trasparente, della quale mi piacerebbe tu parlassi, perché non è cosa da tutti, è importante che capiate perché ci sono dei prodotti che sono di una certa e altri diversi. Sì, allora diciamo che negli ultimi anni la scelta è stata importante, quella di cercare di mantenere una filiera più trasparente possibile a partire dalla raccolta latte, che comunque viene gestita direttamente al 100% da noi. Certo. Il controllo del latte che arriva all'interno della filiera, quindi prima di essere messo in produzione viene controllato e analizzato, e un ulteriore controllo che viene fatto in laboratorio, ma anche a prodotto finito prima che venga immesso nel mercato. Esatto, assolutamente. E questo è significato, secondo me, anche responsabilizzare gli allevatori di mucche e quelli che producono il latte. Sì, altra cosa importante è quella che comunque sosteniamo il più possibile i nostri allevatori che ci danno il latte, che producono il latte con le loro mucche, i loro animali. Al 100%, cioè gli siamo vicini nel momento in cui hanno bisogno di informazioni, di analisi, di problematiche che a volte l'animale può incontrare, può avere, in modo tale da avere il più possibile il prodotto sempre al 100%. E questo è stato molto bello, secondo me, perché avete dato, Ilenia, la possibilità a queste persone intanto di crescere anche dal punto di vista economico, perché insomma avete dato fiducia agli allevatori locali. Sì, perché c'è chi ha fatto delle scelte in base anche alle nostre decisioni ed esigenze. Ma molto bello, si è creata quindi questa sorta di grande famiglia che produce in maniera autoctona, quindi il latte locale, vero? Il latte locale, tutto personale locale. Bello, mi piace veramente tantissimo. Non a caso Due Chiacchiere è nato come programma di eccellenza del territorio, ecco. E che noi nel nostro territorio italiano, ma soprattutto Veneto, ne abbiamo un sacco. Assolutamente sì. Allora, tirato fuori dal frigo invece gli altri due Sì, perché fa un po' caldo oggi in cucina. Fa un po' caldo in cucina? Sì. Oh, santo cielo. Allora, se fa un po' caldo in cucina, intanto tu srotola che io osservo. Allora, srotoliamo. Sì. Allora, io penso che possiamo dividerci i compiti. Ma guarda che sei fortunata. Sì, sì, oggi tu, va veramente di lusso. E sono io, sai, oggi fai da spettatrice della situazione ogni volta, certo. Lei trova pronto oggi. Sì, ma io sono contenta. Le public relations. Mangia. Cos'è che faccio? Le public relations. Faccio solo quello oggi, effettivamente. Allora, no. Sì. Apriamo, srotoliamo. Srotoliamo. E poi, aiutandoci con due cucchiaini a testa, due cucchiaini a testa, che adesso la regia dobbiamo prendere come minimo. Ah no, pensavo. Ok.
Ecco qua, faremo tanti mucchietti e poi possiamo decidere di due cucchiaini, perché? Perché con uno raccogliamo e l'altro ci aiutiamo, perché okay, non bellissimo. È bello, no, con le dito. A no. casa si fa così, scusa. Sì, però qui... Vuoi insegnare a essere eleganti? Bravissima. Benissimo, perfetto. Allora, confettura, come cosa vuoi, fai lo stesso? Non cambia niente. Non cambia niente. Boh. Allora... in questo caso invece dobbiamo tagliare già eventualmente o a rettangoli o a quadrati, se vogliamo fare per esempio anche dei ravioli, possiamo fare delle mezze lune, magari quello che vogliamo. Okay. Li tagli prima quindi? Vado a tagliarci prima. Perfetto. Allora, tu cosa pensavi di utilizzare? Che forma? Allora, noi abbiamo dato l'idea della caramella, quindi sì. Il quadratino con il ripieno e leggermente e la possibilità appunto di chiudere. Girare. Esatto. Però faccio vedere, magari vuoi farle tu le caramelle, io faccio vedere magari altri tipi di chiusura, okay. Che così possiamo dare anche altre idee di come appunto confezionarle. Anche un sacchettino, okay. Anche un sacchettino. Facciamo tante forme diverse, sì. Che così appunto più sono piccole, più meno si accorgono di quanto le E a forma di tortellino? Non sarebbe carino? Sì, però abbiamo difficoltà poi che nella chiusura... Sì. Esatto, rimane troppo grosso. Non e poi abbiamo sempre una pasta sfoglia, sì, ricordalo. Sì, è vero, anche okay. Se io sono un po' anomala, perché a me piace molto quando c'è la congiunzione della pasta, che non so come si chiami tecnicamente. Congiunzione della pasta? Dove incolli, no? Fai il tortellino che ha i due lembetti che tu si uniscono, a me quello spessore mi piace. Sì. Dicono che quindi non fai è una caramella massimo, così. A me piace tantissimo. Vabbè. Spero di esservi spiegata, casomai su Facebook mi faccio un disegnino, niente. L'avevo così impegnato. Parlavo del tempo. Allora, se io vado a fare una mezzaluna, vado sì. Leggermente, ma proprio leggermente ad allargarla, mm-hmm. Metto proprio un'idea. Questa è anche un po' sì. Troppo. Ma così piccolo? Sì, dopodiché vado a sigillare. E viene fuori sto raviolo. Esattamente. Perfetto. Vedi che ne ho messo un po' troppa. Che mezza luna, perché non ha proprio le scatole che gli girano del tutto. È, una, è mezza. Esattamente. Sì. Liberatemi. Insomma, Eva. Hai bisogno in questo ufficio di una persona che confezioni? La metti là tranquilla, lei si mette l'etichetta davanti in serie. Sola. Aspetta un attimo, ma a casa chi cucina? Tu o Thomas? Che domande mi fai? Tu? Secondo te? Dai, ma tu? Certo. Ma come? Si è trovato un marito così caruccio? Ma non chiedergli di cucinare. Assolutamente no. Fa le lavatrici? Sì. Fa le lavatrici? Sì. Oh, basta, è più che sufficiente. Allora, va bene. Diciamo che sotto questo punto di vista sono anche fortunata. Scusa, sì. E basta? No, fa tutto, tranne cucinare. E cucinare. Vabbè, allora, scusa. Comunque vi dividete 50-50, quelli che sono per gli forza. Impegni della casa, giusto? Perché gli impegni, ma che carino. Gli impegni facciamo lavorativi. Facciamo un po' di gossip, Ilenia. Ma che carino. Che bello! Pennelliamolo sempre con il latte. Riusciamo a farlo vedere? Scusate, regia. Che bello! Sembra il primo nato. Che bello! Che carino. Ha le orecchie attaccate alla testa, di solito. Ilenia, stavo dicendo, facciamo un po' di gossip. Eva, ma è un bambino? Vai avanti. È la cosa peggiore che si possa chiedere. Ah sì, chissà. Pensa se si chiamasse Tommaso Tomasoni. Ah, no, ma non anche si no. Può, perché Thomas non si chiama Tomasoni. Esatto. Come si chiama il cognome? Pillon. Ecco, quindi vabbè, quindi non si non, può non, giocare non con sta. Nome, no, no, niente. Speravo di giocare così col nome. Niente, quindi non mi dici nulla. No, se arriva bene, siamo tutti felici e contenti. Ecco, benissimo. Ma sono sposati da poco, dai, lasciamoli ancora. Vero. Non tutti fanno come, non è come che sei me, come mio marito. Come Ilenia che ha avuto i due gemelli perché era convinta che i bambini li portassero le cicogne, vero? E dopo tre mesi praticamente. Sì, per dire. Vabbè, no? Dai, tanto prima o dopo. Quanto siete stati fidanzati? Noi siamo stati fidanzati la bellezza di 7 anni, ecco me. Però in via ufficiosa. Hai capito? Guarda, oppure si può fare anche una specie di tortello. Di? Anche un tortellone così. Sì. Allora, direi che oggi però potremmo dire che la puntata di Due Chiacchiere in Cucina è una sorta di monotematico, perché tu sai, no, Ilenia, che ha pensato a queste ricettine fantastiche montate dal nostro Leonardo con i freschi Tomasoni, non so se tu ne abbia sentito parlare. Li conosci? Eva. No. Ecco, ed è una di queste ricette che vi vogliamo mostrare, tanto poi torniamo.
Ho inforcato gli occhiali, ciao Ornella, ciao Stefano di Michele Ornella, perché volevo veramente gustarmi queste caramelle di sfoglia e confettura che i nostri due chef ci hanno preparato oggi. Hola. Miss Credenti, sono venute bellissime queste caramelle. Che diceva? Guarda. Allora, queste qui le abbiamo messe in forno a quanto? Allora, per quanto? Sempre 180/200 gradi. Okay. Dipende poi il vostro forno come funziona. Sì. Ma la cosa importante quando cuociamo la pasta sfoglia è quella di fare almeno i primi tre quarti di tempo verso la base appunto del forno. Quindi dove la parte c'è bassa. La parte appunto della serpentina che lavora. Certo. Così la parte sotto si cuoce bene, okay. Dopodiché possiamo alzare e dare la dorata, senza utilizzare la parte del grill. Perfetto. Quindi 180/200 gradi finché li vediamo ben dorati. Scusami, ma per quanto riguarda l'utilizzo di questi biscottini, cosa c'è? Cioè bambini, adulti, così un po' indietro? Io no, un momento di no, perché per me è crescendo, esatto, o un momento di sconforto, di felicità, ecco. se avete fame, se non avete fame, sì. Cioè, se sentite dei rumori sottofondo, c'è un trasloco quando avete finito di spostare i mobili in casa. Ecco, questo sarebbe un buon momento per mangiarli, perché esatto. Hai sentito che gli altri traslocano, vuoi appunto festeggiare, no? Perché finalmente i vicini se ne vanno. Ecco, i vicini se ne vanno. Allora, queste sono, diciamo così, alcune piccole idee, alcune piccole ricette che possono essere, diciamo, preparate per utilizzare il biologico alla grande, i formaggi. Formaggi Tomasoni, abbiamo Eva che è venuta a trovarci, che naturalmente insomma, ormai è una presenza costante della nostra trasmissione, ma ci piace. Ci piace che a noi arrivino questi prodotti assolutamente di qualità. Ma visto che questo è un dolce, con quale vino potrebbe essere abbinato? Allora, secondo me sicuramente un vino dolce, appunto perché per un dolce. Fa finta di sapere tutto. Vero, vino dolce. Benissimo. Ma è lì dietro. Meno male che ci hai Sveneto, ragazzi, se no siamo rovinati. Con un leggero sentore di frutta fresca. Sì, esatto, certo. Sentore. Piccoli fiori bianchi. Sì, pronti alla beva. Pronti qua. Eccoci qua, pronti per un nuovo abbinamento. Vin santo. Ti ho portato in Toscana e scopriamo che in Toscana non si fa solo il Chianti, si fa anche il vin santo. Che è un dei emblema. Chianti, dei Chianti. Dove si pucciano i cantucci? Dove si pucciano i cantucci. Che non si dovrebbe fare. Sì, ma sai che gli abbinamenti per tradizione sono sempre azzeccati. E consentiti. In quel caso il sommelier va zittito, perché vero. Diamo la precedenza agli abbinamenti per tradizione. Sono d'accordo. Ecco. Allora, uve Trebbiano, vin santo, quindi appassimento per un periodo di qualche mese appunto delle uve, a volte si dice fino alla settimana santa, no? Ecco perché, è da qui che ecco arriva il vin santo. Qualche altro dice che vin santo perché era il vino che si utilizzava per la messa, quindi poi noi non sapremo mai se è un vino dolce, tra se è un vino secco. Leggenda e realtà. Leggenda e realtà. Siamo di fronte comunque a un calice con un bellissimo colore topazio, ambra, con dei riflessi quasi oro antico, di grande presenza, di grande consistenza. Vedi che si muove molto. Sì, anche gli archetti. Esattamente, archetti gocciolini, ormai sei molto attenta. Bello. Ecco, la parte olfattiva va dedicata a tutto il frutto disidratato, in primis l'albicocca disidratata, quella che troviamo alla fiera, sai, a volte, tutta quella frutta disidratata tipica di Natale, quindi l'uvetta. Il fico secco, l'uvetta sultanina, il dattero, note mielate, quindi anche delle note speziate, anche di speziatura dolce.
se dovessimo trovare un ricordo anche floreale, sono dei fiori secchi, quasi un ricordo di potpourri. Ecco, mi è venuto in mente quasi quel profumo della scorza d'arancia che metteva mia nonna sopra. Sopra, il termosifone alla stufa. La sensazione è quella. L'assaggiamo. È un vino che evoca ricordi, questo. Evoca ricordi, potrebbe essere un vino da meditazione. Tipo il viaggio di nozze che ho fatto 20 anni. Non ha questo impatto di dolcezza grandissimo, enorme, ma ha grande personalità, soprattutto questa lunghezza gustativa e grande velluto, grande morbidezza. Mi piaceva giocare con un abbinamento ancora una volta per concordanza e soprattutto portarti in un'area che da sempre racconta di grande eccellenza dell'enografia nazionale, la Toscana. Dobbiamo, allora, partiamo subito per la Toscana perché per noi il tempo adesso è finito, via, quindi andiamo via, ciao e sì. Arrivederci. Saluti. Ciao. Se posso essere onesta, quasi tutte le puntate alla fine mi vedono un po' triste perché ci siamo divertite, combiniamo sempre casino, in realtà è Ilenia, io no perché sono brava, ma oggi mi dispiace in maniera particolare perché quando c'è Eva c'è casa, grazie. Non è mio lo slogan, ma mi piace averti qui, grazie, carissima bene. Eva, io intanto andiamo a premiarti per la costanza perché sei sempre qui con noi, ti voglio regalare un olio veramente speciale, grazie. Un olio molto molto buono, pardon, ecco qua, i nostri amici conoscono benissimo Redoro, ma so che anche tu lo conosci molto bene, sì. Quindi un pensierino ogni grazie. Volta che con tuo marito andrai a condire qualcosa, ovviamente pensa. E guarda adesso. E guarda così regaliamo, abbiamo scoperto che a te piace molto il torto, ti regaliamo grazie. Proprio il grembiule sì, che va bene anche per il marito che non userà mai non userà e puoi mai. Tranquillamente utilizzarlo perché non morde io no, se ne approfitto morde. Grazie ti ringrazio e regalo a molte voi grazie. Il nostro calendario grazie, del 2018 davvero. Ilenia non so se lo voglia grazie, perché non so certo. Se sappia leggere sì sì sa leggere? Cosa c'è scritto? Sì. Uno, due so anche contare sono le mucche, le mucche. Che carino ah sì che qua posso anche scrivere cose allora io ti ringrazio davvero tanto una cosa che non abbiamo ancora menzionato è il sito di Caseificio sì? Tomasoni, infatti è www.caseificiotomasoni.it all'interno del quale non solo trovate tutta la filiera, la trasparenza della produzione Tomasoni, esatto. Ma anche poi ci sono ricettari, ci giusto? Sono tantissime ricette, c'è oh. Un blog che è gestito da me che ogni tanto mi diverto a scrivere. Ma sei un blog, no, carino, non proprio, mi piace però. Questa cosa, quindi insomma è un consiglio proprio per entrare in questo mondo esatto. Veramente fatto di gente che lavora con cuore, con passione. Sì, tanto. Alla prossima trasmissione, speriamo di riaverti qua, salutiamo le tue supporters che sono Sara e Francesca. Esatto, che mi hanno accompagnato. Le Tomasoni Girl. E naturalmente a tutti voi ricordatevi che siamo sempre presenti su www.settegoldetelepadova.it.tv, social e tutto quanto. Vi vogliamo bene e buon pranzo. O buona ciao. Digestione. Ciao a tutti. Ciao.